benvenuti nel mio canale, Il Filo di Arianna, che è appena cominciato. Ciao! Questo canale vuole essere principalmente dedicato alla letteratura e all'arte e Il Filo di Arianna vuole essere un percorso di letture, di esperienze, ognuna delle quali sarà appunto un nodo da segnare sul filo, sul percorso. In particolare vuole essere una specie di archivio, un archivio digitale di tutte le letture che ho fatto nel corso di questi anni di vita, insomma. Intorno a me ci sono degli scaffali pieni di libri, di romanzi soprattutto, quindi di storie, di narrazioni che vorrei convogliare nell'internet, diciamo nella grande rete dell'internet, attraverso YouTube. Infatti ho notato che in questi ultimi anni ho cambiato modo di leggere i libri. In particolare non riesco più a leggere, o meglio, se mi impegno ce la faccio, ma generalmente per me non è più automatico prendere un libro e leggerlo dall'inizio alla fine senza interferenze. Adesso piuttosto io compro 4 libri o li prendo dalla biblioteca e mi metto a spulciarli tutti insieme contemporaneamente, traendo dei pezzettini uno dall'altro. E questo modo di leggere penso che mi sia stato inculcato dall'uso prolungato che ho fatto in questi anni di internet, che appunto ti induce a surfare da un argomento all'altro, da una pagina all'altra, senza soffermarti troppo sull'una o l'altra cosa. È un modo diverso di leggere per approfondire, vedi, i lavori di Baricco, I Nuovi Barbari. Oggi, per incominciare, la prima opera che volevo presentare è Jack Frusciante, uscito dal gruppo di Enrico Brizzi, questo autore bolognese come me. Perché ho scelto proprio, Jack Frusciante è uscito dal gruppo? Perché questo libro contiene un espediente molto interessante che mi ha dato anche un po' l'idea per fondare questo canale, che è un archivio magnetico. Qual è l'espediente? L'espediente sono gli archivi magnetici del protagonista, che si chiama Alex. In pratica, questo, che è un libro narrato principalmente in terza persona, contiene delle parti invece in prima persona, che si immagina essere delle trascrizioni da cassettine magnetiche registrate dal protagonista con tutti i suoi pensieri, quindi con tutti i suoi flussi di coscienza per sfogarsi e al contempo per conservare i propri pensieri. Quindi queste sono trascrizioni di archivi magnetici. E questo, il mio canale, è un archivio digitale, appunto anche lui dei miei pensieri, ma soprattutto appunto delle mie letture, che voglio condividere appunto con voi. Questo romanzo è uscito per la prima volta nel 1994 per la casa editrice Transeuropa, che era una casa editrice indipendente, mentre l'anno dopo che l'autore vince il premio Campiello, i diritti del romanzo vengono ceduti alla Baldini e Castoldi, che comincia a pubblicarlo. Infatti la mia edizione appunto è pubblicata da Baldini e Castoldi. Enrico Brizzi, come ho già detto, è uno scrittore bolognese e questo è stato il suo primo libro, che ha proprio Bologna come uno degli argomenti principali. Senza Bologna non esisterebbe Jack Frusciante, è uscito dal gruppo. Parliamo un po' della dedica. La dedica di questo libro è per Andrea P. e T., che hanno disegnato e scritto. Andrea P. e Andrea Pazienza, un famoso illustratore e fumettista, e T. è Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore
che oggi forse è un po' dimenticato e andrebbe invece recuperato, è quello che vorrò fare anche io, perché appunto qui dentro la mia camera ci sono tre sue bellissime opere, quindi voglio cogliere l'occasione, grazie a questo canale, di fare un po' luce di nuovo su, per esempio, altri libertini, camere separate, e Rimini, che sono tre romanzi di Pier Vittorio Tondelli. E quindi Enrico Brizzi volutamente si vuole iscrivere con questo libro nella scia di questi autori degli anni Ottanta, autori italiani, oltre a Tondelli, per esempio, Palandri, che vogliono rompere con la tradizione letteraria italiana. E vogliono introdurre un nuovo stile anarchico, diciamo. Il perché del titolo? Jack Frusciante in realtà avrebbe dovuto essere John Frusciante, uscito dal gruppo, perché Jack Frusciante come personaggio o persona non esiste in sé, ma esiste John Frusciante, e che per chi non lo sapesse, credo che il 99% delle persone che mi sta ascoltando sa già chi è John Frusciante. Comunque, per te, 1% che non sa ancora chi è John Frusciante, lo dico. John Frusciante è il chitarrista, era purtroppo, perché era il mio preferito, insomma, era il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Ma lo lascio descrivere appunto al nostro romanzo, perché c'è una pagina che descrive appunto l'eroe. Idolo, uno degli idoli del protagonista, che è appunto John Frusciante. Perché è stato cambiato il nome? Per una questione di diritti, cioè non, diciamo che non si poteva usare il nome artistico di John Frusciante nel libro, non è stato concesso l'uso, a quanto mi risulta. Jack Frusciante era stato il nuovo chitarrista della band per un paio d'anni. Era un tipo magro e muscoloso, sul 1,70 m. Vale a dire un autentico tappo in confronto ai compagni, alias dei classici armati da spiaggia californiana. Comunque, aveva acconciature memorabili lui, taglio caschetto primi Beatles o testa rasata con un gran ciuffo fin sugli occhi, perennemente in braghe skate e scarpe da playground. Era sempre rimasto un po' in ombra rispetto agli altri del complesso, poiché il palco dei Red Hot veniva monopolizzato da Anthony, il vocalist, e dal più che coreografico bassista Flea, che nel video di Behind the Sun compariva vestito solo di un paio di pantaloni fatti di giocattoli, tipo bambole, cubi e pupazzetti in plastica e peluche. Non era esattamente un chitarrista di grande talento, il vecchio Frusciante, però faceva quel che doveva fare, si muoveva nel sound elettrico e liquido della band senza alzare mai gli occhi, senza fissare la telecamera con aria allucinata come faceva Flea. Alex lo ricordava in particolare nel video di Under the Bridge, in cui lui suonava l'intro con una Fender Jaguar, maglione e cappuccio peruviani, davanti a una pacchiana scenografia western. E adesso, in modo assolutamente inspiegabile, il vecchio Frusciante aveva abbandonato il gruppo. Adesso che non si trattava più di suonare per 2 lire nei club di Hollywood o ai festival underground, adesso che piovevano soldi a palate ed era in corso il tour mondiale, adesso che arrivavano il disco d'oro, i Grammy Awards, la fama e la sicurezza, lui se n'era andato. E forse da solo quel vecchio non sarebbe stato nessuno, poiché era ancora troppo poco noto. Dunque, non era stata una mossa la Peter Gabriel che lascia i Genesis all'apice della popolarità per darsi una gratificante carriera solista. Per lui probabilmente c'era solo il ritorno a Hollywood, la droga, forse un nuovo complesso di fama strettamente locale, e i gestori avrebbero scritto con le lettere fluorescenti sui cartelloni dei loro locali John Frusciante, former Red Hot Chili Peppers guitarist, e lui avrebbe suonato lì, mentre la gente fumava senza considerarlo troppo. E forse qualcuno con una buona memoria si sarebbe chiesto il perché di una mossa tanto stupida. Qui l'autore stesso, Brizzi, non sapeva che poi John Frusciante sarebbe rientrato nel gruppo, e per la mia gioia, perché io ho cominciato ad ascoltare i Red Hot un po' tardi, ma appunto i miei album preferiti sono quelli in cui suona John Frusciante. Purtroppo poi è riuscito dal gruppo, è una storia infinita. E quindi ora i Red Hot sono di nuovo senza John Frusciante, ma magari dedicherò una puntata
solo a loro. Quali sono le parole chiave di questo romanzo? Allora, ne ho scelte tre. La prima l'ho già detta, è Bologna. Senza Bologna questo libro non potrebbe esistere perché il romanzo è una bellissima dedica alla città, ai suoi luoghi, al suo centro e alla sua gente. È veramente uno spaccato della Bologna degli anni 90. In un certo senso è anche un po' un documento storico, una testimonianza quasi sociologica della gioventù di quell'epoca. Come si approcciava, come si divertiva quando ancora non c'erano gli smartphone e WhatsApp, insomma. Forse una realtà che manca a qualcuno e che è durata troppo poco anche, forse, ahimè. La seconda parola chiave che ho scelto è outsider. Questo libro, già dal titolo, come si capisce, è una dedica anche per tutti gli outsider. Jack Frusciante, che era uscito dal gruppo, per il protagonista Alex, che innamorandosi fa una scelta inconsapevole, ovviamente, diversa da quella del gruppo dei suoi amici. È outsider perché in generale l'adolescente è comunque l'outsider per eccellenza. Ho anche la citazione musicale. Terza parola chiave, relazioni. Il nucleo fondamentale di questo libro è lo sviluppo di una relazione fra un ragazzo, Alex, e una ragazza, Adelaide, che potrebbe essere amore. Il protagonista si innamora, sembra a un certo punto, della ragazza, ma lei per vari motivi appunto rimane un po' chiusa. Io non parlerei già di storia d'amore, che è già un termine molto trito e ritrito, usato per tutti i romanzi, penso, di questo mondo. Io proprio come parola ho scelto relazione perché è un po' il tema fondamentale. La relazione principale è quella tra Alex e Heidi, Adelaide appunto, e un po' tutta la storia ruota intorno a ciò. Poi ci sono anche le relazioni di Alex con gli altri suoi amici, con i professori a scuola, con i suoi genitori, insomma, per andare a formare un po' tutta quella rete di relazioni che costituisce la vita di un adolescente. Allora, lo stile del libro è molto particolare, diciamo, si colloca sempre nel filone della scrittura, della letteratura italiana degli anni Ottanta, con gli autori che ho già citato prima, Tondelli e Palandri, però ancora più particolare. Ho già parlato dell'alternanza fra terza persona e prima persona. Vorrei parlare un attimo anche della punteggiatura che segue il mood del narratore. Diciamo, nei momenti di maggior tensione e concitazione, la punteggiatura diventa anarchica, scompare, non c'è. E con essa anche le maiuscole, le minuscole, insomma, tutte le regole tipografiche essenziali se ne vanno, ma ovviamente per aumentare un po' la carica emotiva in certi punti. Un altro tratto di stile del romanzo è l'alternanza dei registri. Il registro basso della lingua quotidiana usata dai giovani, quindi anche lo slang giovanile, frammisto di parole inglesi, per esempio, la gioia degli esterofili, insomma, e anche il registro alto invece, per esempio, delle lezioni di greco al liceo Calimani, che non è altro che il liceo Galvani, liceo classico Galvani di Bologna. Ciò che mi è piaciuto di questo libro è anche che può essere considerato un piccolo archivio storico e mentale postmoderno. Cioè, praticamente questo libro è strapieno di citazioni, band musicali, canzoni, film, libri che hanno caratterizzato tutta una generazione, la generazione degli adolescenti degli anni 90, che è necessario riscoprire, secondo me.
non si può guardare avanti senza recuperare tutta l'eredità che ci hanno lasciato gli anni 90 e che è qui dentro. E tutto ciò era quello che succedeva prima dell'avvento di internet, cioè quando ancora l'unica fonte di musica e di immagini, quindi di video musicali, non era YouTube, ma era... A me viene da dire AllMusic, perché io guardavo AllMusic, ma prima di AllMusic c'era Video Music, quindi pomeriggi passati a guardare Video Music. Ora leggo l'incipit per farvi capire un po' qual è l'atmosfera iniziale del libro. Presto sarebbe volato via pure quello stupido febbraio e il vecchio Alex si sentiva profondamente infelice, ma in modo distaccato, come se la sua vita appartenesse, sensazione fin troppo tipica e cruda, ne convengo, a qualcun altro. Ma non ghignate, per favore, poiché all'epoca il vecchio Alex non aveva ancora compiuto 18 anni e in quei giorni il cielo di Bologna era espressivo come un blocco di ghisa sorda e da simile espressività non avreste potuto aspettarvi nulla d'esaltante, neppure uno di quei bei temporaloni definitivi che lavano le strade e da quasi 2 settimane la città giaceva tramortita sotto una pioggia esangue senza nome. Un piccolo scorcio di Bologna, tratto sempre dall'intro. Il vecchio Alex l'amava il pavé di via Collegio di Spagna, l'asfalto veloce dei viali, la distesa di porfido di via Rizzoli e amava anche tutto il resto, i tramonti arancioni dietro San Luca, indossare una maglietta nuova, salire a salutare Nonna Pina e far merenda da lei parlando fitto delle novità politiche o televisive. Senza punteggiatura. Sempre parlando dello stile. Questo romanzo è un'altalena tra registri e tra parti liriche e parti più comiche. Per esempio, vi leggo un estratto da uno degli archivi magnetici del signor Alex D, come vengono chiamati. Ecco, so solo che mi mancherebbero un sacco di cose di lei, sincerità, fantasia, e in più ho la certezza di aver rovinato un gioco segreto, di aver camminato su dei bicchieri di cristallo con la grazia di un elefante sommerso. Ma il fatto è che, giuro, non capisco dove ho sbagliato. L'ho ferita e non vedo come. O forse l'ho abbracciata troppo forte e adesso lei, tipo, si deve difendere da me. Ascolto il Love Song dei Tesla e penso ad Heidi quando la canzone dice Love will find a way. Mi sento una specie di buco in mezzo al petto. Mi viene in mente che i miei sentimenti, i sentimenti di tutti, sono inutili. Andranno persi, lacrime nella pioggia. E questa è una delle parti più auliche, più liriche del romanzo, e invece ora voglio saltare a una parte invece più grottesca, più comica, che racconta un post-sbornia del protagonista. Tra l'altro non è in serata, la sbornia non è avvenuta durante una serata alcolica, ma durante una mattinata alcolica. Una mattinata alcolica tardo-adolescenziale, come direbbe il narratore. Ok, il vecchio Alex aveva visto sfilare tutta Via Farini e Piazza Cavour al rallentatore. Non ci sarebbe mai arrivato a casa, lo sapeva bene. O forse ci sarebbe arrivato in 4-5 ore. Ci sarebbe arrivato, cioè, lentissimamente. Tanto. E i vecchi dell'autobus l'avrebbero fatto a pezzi come in Arancia Meccanica, quando 20-30 mani di vecchio venose e pelose afferravano il bellissimo e sfolgorante teenager e lo massacravano e gli strappavano i capelli e tutto quanto il resto. E lo facevano a pezzi per invidia, perché loro erano dannatamente ed eternamente vecchi e lui no. Lui era pazzo e giovane. Gli arrivavano le voci dei proprietari delle mani venose e pelose. Alcune venivano da sott'acqua, naturalmente, ma nel complesso arrivavano soprattutto da dietro, dal fondo dell'autobus. Le voci ce l'avevano coi giovani drogati, non potevano esservi dubbi. E l'unico giovane drogato nei paraggi, il solo tossico che si faceva tenere in piedi dall'obliteratrice, fanculo stronzi, era proprio lui. Poi non voglio spoilerare troppo, comunque c'è proprio questa alternanza e la citazione di Kubrick, Arancia Meccanica, quindi big up. Ora voglio parlare di quello che è stato per me il mio personaggio preferito del libro, perché ovviamente Alex è il protagonista, ma per me il personaggio
Chiave e Martino. Aveva 2 anni più di Alex, Martino. Si era fatto segare senza rimorsi in prima liceo ed era un po' l'idolo tossico della scuola. Si frequentavano da non troppo tempo col patto tacito che lui non gli avrebbe fatto conoscere nessuno dei suoi amici house e Alex, in cambio, non avrebbe mai tentato di introdurlo nel mondo Fender del punk parrocchiale. Veramente lui è l'emblema dell'outsider nel romanzo, che diventa amico di Alex pur essendo due figure di giovani veramente all'opposto. Per quanto riguarda Martino, ci sono 2 punti che voglio leggervi. La prima è una delle mie scene preferite del libro. Si svolge nel bagno della scuola, dove Martino si appresta a fumare una canna e facendolo, la offre anche ad Alex. Leggo. E mentre Martino estraeva di tasca lo zippo, avrebbe voluto dirgli, con l'intonazione meno da Geppetto possibile, che si sentiva, ecco, che si sentiva un po' a disagio e insomma, sì, per quanto lo riguardava, fumare, non fumare, ecco, lui preferiva non fumare. Tutto qua. Brr. E comunque attenzione, non gliene fregava così tanto di sembrare un bambino. Proviamo a vederla dal suo punto di vista. Alex era uno straight edge e per lui non era giusto fumare con uno sconosciuto, così come non gli sembrava corretto, fare del sesso con una ragazza così per fare. In seguito, fortunatamente, si cresce e determinati idealismi vanno giù nel buco del cesso con una musichetta deliziosa, questo tra parentesi. Capo, non mi va. La voce gli era uscita benino. Non sembrava una specie di matto, voglio dire. A quel punto Martino avrebbe potuto dire: Ma cosa sei, scemo? Ehi, non è mica sabbione schifoso. Invece niente. Aveva dato un tiro particolarmente ispirato, sussurrato: No problema, amico. Mentre l'odore dell'erba cominciava a ballare intorno. Per parte mia, come persona informata dei fatti, vorrei aggiungere solo questo. Martino non pensava che Alex fosse un fesso, così come Alex non lo riteneva uno dei tanti poser sfigati che vanno in giro a comportarsi da fatturioni. E anzi, se interessa sapere, alcune settimane dopo fu lo stesso Martino in persona a confessargli che aveva cominciato a rispettarlo proprio in quella cavolo di circostanza, perché il nostro non aveva sentito il dovere di fumare con lui se non ne aveva voglia. Allora, questo l'ho letto perché mette bene in risalto come si possa costruire una relazione sana tra 2 persone e sincera. Purtroppo da quando si è giovani si fa molta fatica a dire dei no. Secondo me questo tipo di esperienza descritta dal romanzo spiega come una relazione si possa costruire e possa essere sana pur con dei no detti al momento giusto. Leggere anche perché è un argomento abbastanza attuale, insomma. È il problema delle droghe, è il problema di accettare o meno certe offerte che nella vita capitano. Ma soprattutto vorrei sottolineare il problema dell'incomunicabilità che sembra sempre esistere tra i genitori e i figli, che sembrano sempre essere 2 mondi separati. I genitori, come anche quelli rappresentati in questo libro, che cercano di impartire ordini dall'alto sperando che vengano recepiti senza porsi domande, e il rifiuto di questa vecchia generazione, la generazione dei genitori, di calarsi nel presente. Io direi ai ragazzi anche di quando trovate un libro in cui vi riflettete, vi riconoscete come questo, fatelo leggere anche ai vostri genitori, in modo che si possano creare dei punti di contatto, in modo da rompere questa incomunicabilità. I genitori devono interessarsi al mondo dei figli, ma in maniera sana, cioè con una curiosità sana, non con una curiosità morbosa, che spesso è l'unico risultato. L'unico risultato visibile.
Per concludere questa parte su Martino, voglio leggere anche un pezzo che è dovuto a lui, che illustra uno spaccato di società in maniera veramente icastica e netta. Ho pensato e pensato, vecchio mio, e le mie conclusioni sono queste: se sei un barbone, un drogato, un immigrato, un albano, sei fottuto. Ti isolano, sei fuori dal gruppo. Poi il gruppo ti lascia più o meno in pace e in disparte all'inizio, fino a quando non ne fai una troppo grossa, e allora finisci in galera. Se invece sei una persona normale, rispettabile, se sei nel gruppo, bene o male, lavori per il gruppo. E questo non vuol dire necessariamente essere onesti, anzi, penso sia un brano quello di questa lettera scritta da Martino, veramente risolutivo e definitivo sul presente che viviamo. Concludo citando una delle altre mie scene preferite, di sapore un po' felliniano, non so se Brizia ha pensato tipo a Marcord di Fellini quando l'ha scritta, la scena della confessione di Alex al parroco. E questa parte è a pagina 94 di questo libro, voglio che la leggete voi, quindi non vi anticipo niente. Concludo con le mie citazioni preferite. Una la prendo dall'inizio, è una frase tra parentesi, senza punteggiatura e senza maiuscole. Poiché si ama davvero forse solo nel ricordo, è scritto. L'altra la prendo dalla fine. E va bene che non bisogna dipendere da nessuno nella propria cazzo di vita, ma io mica dipendo. Io vivo anche da solo, senza dipendere da nessuno, come ho fatto fino a 4 mesi fa, col pilota automatico. Mi sbatto le mani in tasca e comincio a camminare dove mi porta la strada. Allora, Enrico Brizzi, dopo questo primo esordio con Jack Frusciante, è uscito dal gruppo, ha scritto anche altri romanzi, tra i quali Bastogne, che voglio leggere. E elogio di Oscar Firmian e del suo impeccabile stile. Se voi li avete già letti, fatemi sapere qualcosa. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Aspetto i vostri commenti su questo romanzo e anche eventualmente sul film, perché è uscito anche il film tratto da questo libro, a cui darei come voto un 6,5, ma non mi è piaciuto particolarmente, soprattutto certe scene sono molto più efficaci nel libro piuttosto che nel film. Datemi anche dei consigli per il prossimo dialogo sul romanzo. Sottolineo, queste non vogliono essere recensioni, ma piuttosto appunto discorsi, dialoghi, e per fare un dialogo c'è bisogno della vostra collaborazione, quindi scrivetemi nei commenti i vostri commenti, opinioni e suggerimenti. Grazie ancora dell'attenzione e al prossimo libro. Ciao!